Amici, eccoci qua, siamo appena rientrati con un maestralone, un termine di nord-ovest veramente, veramente forte, che ci ha indotto a venire prima via anticipatamente. Purtroppo può anche capitare questa situazione, non si può dire, si può preventivare, e bisogna stare con gli occhi aperti perché il mare i segnali le dà. Si stava alzando troppo forte il vento, abbiamo deciso quindi all'unanimità di rientrare e poi pulire il pesce qui in porto a tutto riparo. E non è che sia una gran settimana, purtroppo queste correnti forti, questi venti impiegano un po' di corrente, stamani abbiamo pescato poco bene proprio come ieri. Ieri la giornata è stata in parte salvata da due pesci top, da due orate bellissime di Matteo. Oggi abbiamo stentato un pochino, abbiamo provato al pesce azzurro, rigorosamente a quello, sono entrati anche in pastura, si sono fatti vedere un po' sospettosi, un po' di taglia veramente piccola. Oggi eccezionalmente la taglia sia di sugherelle che di sgombre era piccola, però hanno mangiato per un'oretta e mezzo bene, per poi proprio mano a mano affondare sempre di più quando non abbiamo visto più toccate. Il vento si è alzato, l'ancora ci ha arato un pochino e le lenze andavano indietro, praticamente si è ripetuta la stessa giornata del giorno prima. Vi lascio a qualche immagine di oggi facendo i complimenti al giovanissimo Matteo che, attenzione, pesca veramente veramente bene, porta insieme al babbo una canna da trotalago molto fina e con un piombino a 5 grammi riesce a pescare in corrente, e braccio fermo e complimenti anche per l'innesco. Rientra in barca l'amico Roberto, uno storico cliente, e anche lui trova in cappa una giornata storta, però qualche pescioletto riesce a catturarlo in quell'oretta e mezzo che hanno mangiato. Quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani sera con un altro filmato perché domani usciamo ancora. No, no, mi sei slamato, no, ma questo era un sugare, un... Dai.